Torna la reaction e già piango al pensiero. È ritornata finalmente oggi la reaction che ci mancava tantissimo. L'ultimo episodio l'abbiamo fatto a fine maggio, se non mi ricordo male, ed era quello su Geni per caso, che se vi siete persi vi lascio qua sopra. Oggi andiamo a vedere invece un cartone animato, una serie animata, perché appunto sapete che alterniamo una serie animata a una serie normale. Andiamo a vedere un cartone che c'è su Prime, ma c'è solamente la stagione 4 e speravo che ci fosse anche la stagione 1, ma non c'è, ma dato il contenuto di questo cartone non penso che sia rilevante come cosa. È un cartone che davano la mattina presto, se non mi ricordo male, nel weekend, e si chiama Fragolina Dolce Cuore. Lo so che a voi bambine della mia età ho risvegliato dei ricordi. Non mi fa piacere questa cosa perché in realtà era un cartone che mi rilassava un sacco e mi intrigava tantissimo. Da buona gemella mi piaceva un sacco questa cosa che fossero tutti diversi in base a un gusto, tipo c'è Fragolina Dolce Cuore che ovviamente è fragola, ognuno è un frutto praticamente, un gusto di dolcetto, e vivono tutti in questo paesino tutto zuccheroso e via dicendo. Ne vedremo delle belle, già me lo sento, o almeno mi auguro. Andiamo a vedere adesso il primo episodio della quarta stagione che si chiama Si balla la finta scuola di ballo. Tutto un programma. È incredibile come mi ricordi ancora la sigla Proud of Me, cioè io non vedo questo cartone dall'infanzia, me lo ricordo ancora. Vabbè, cominciamo. Guardate che meraviglia! Ma sono tutte acerbe, sono tutte verdi. Che meraviglia cosa, devi aspettare a raccoglierle, non avrai intenzione di raccoglierle. Questa ancora non è matura. Ah, lo dice. Bravo gatto, lo sapevo che i gatti sono sempre più intelligenti dei cani. Spero proprio che Pasticcio Viola non scopra che è arrivato il momento di raccoglierle. Pasticcio Viola. Vabbè, lei si chiama Fragolina Dolce Cuore. Esatto, così come la sua amica Uva Cidella. Uva Cidella. Mi ricordo, ha starnutito per tutta Fragolandia. Assolutamente poco egocentrico il nome della città dove abitano. La protagonista si chiama Fragolina Dolce Cuore, il paese si chiama Fragolandia, ma non ci abita lei da sola, ci abitano tutti. Ah, l'egocentrismo. E con della buona musica lavoreremo più velocemente. Effettivamente anche a me piace ascoltare la musica quando faccio cose noiose. Ma che bella faccia che c'ha questa. Vediamo. Prendi rampicante, bello e consistente, arrotolalo al bastone e poi allunga il piede. Aggiungi un poco d'acqua, fai una. La rima, questa sconosciuta, ma poi questo momento rap. No, raga, no, 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 no. Ma che cosa stanno facendo? Lo stavo chiedendo anch'io che cosa stanno facendo. Ma scusami, è un cannocchiale, perché te lo metti in tutti e due gli occhi? Ma prendi un binocolo, no? Ma ha senso questa cosa? Cioè, non ha senso! Così ha più senso. Cioè, in realtà lo sta usando in mezzo agli occhi, però vabbè, facciamo finta che la grafica che è disegnata male lo sta usando dall'occhio destro, dai. Grazie infinite! C'ha un naso da porco. Non si accorgeranno nemmeno che gliele ruberò, perché saranno distratte da qualcos'altro. Da cosa? Questo dipende da te, Uva. Ti prego, mi dici da dove prendi tutta questa energia? È così, a volte è più forte di me. Cosa c'era in quelle fragole? Ho in mente di aprire una scuola di ballo. Così a una scuola di ballo pensano i bambini che la possa aprire chiunque. E insegnerò loro dei passi difficilissimi che non riusciranno mai ad imparare. Anch'io sono diabolica così a volte. È lo stereotipo. Guardate il mio video sugli stereotipi nei film di danza. Tenete la punta del piede in avanti il più possibile. Guarda. No, io questa cosa non la posso vedere. Perché non si sono cambiate? Perché c'hanno i jeans, le scarpe da tennis in un'aula di. Vabbè che lei è conciata di me. Vabbè, e comunque, no, 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 no. Sono fragolosamente sicura. Sta tanto di puffi questa cosa di trasformare ogni parola in fragol qualcosa. Dal meglio di te. Se inciampi un po' e stai per cadere, non importa, fai così. Mi hanno cantato tutta la canzone in falsetto. Falsetto brutto, quello che so fare anch'io. Che male alle orecchie. Ma che coincidenza, è allergica alle fragole. Scusatemi. Oh, ma è naturale. Naturale co. Ma poi comunque, cioè, è naturale per. Stai lì e non la smascheri. Sei un'oca. Balliamo con la gioia, balliamo con amor, balliamo tutti insieme, sempre più bravi noi, di più.
Questo ballo e questa canzone ce li vedo benissimo in uno di quei rave party pieni di droga. Ora siamo ballerini. Un cavolo, non siete ballerini, manco per scherzo. Hanno preso tutti i passi stereotipo che ci sono nei cartoni, nei balletti e quello che è, misto di danza classica, musical, hip hop, break dance. Mancava la ruota. Ecco, la ruota non l'hanno fatta, neanche la spaccata. Forse effettivamente per quelli una settimana è troppo poco, almeno quelli. Così era. Anche questa è finita. Che dire, fragolosamente inutile questo cartone. Un viaggio nel passato a tratti carino e nostalgico e a molti altri tratti lunghi. Un supplizio. Ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate voi di questa serie animata, chiaramente per bambini piccoli qua si scherza, lo sapete, un po' di humor non fa male a nessuno, e consigliatemi la prossima serie animata o non da reagionare. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un pollicino di supporto, se pensate che questo video possa interessare e divertire i vostri amici, parenti e conoscenti condividetelo su tutti i vostri social, e se vi piace questo canale, quello che faccio sulla piattaforma, iscrivetevi e cliccate sulla campanella. Noi ci vediamo lunedì 5 con Danza con Joe, appunto siamo qua in tema. Poi ci vediamo con la prossima reaction il 24 di luglio. Un bacione e ci vediamo alla prossima. È fra coccolina dolce cuore.